Buonasera a tutti, grazie di esserci anche questa volta. Dedichiamoci subito a questo elettroutensile. Abbiamo passato un po' di tempo con dei video tutorial, ma adesso torniamo all'argomento principale del canale, che sono appunto gli elettroutensili. L'elettroutensile in questione è questo, ve lo faccio vedere un po', così un po' al volo, ma prima vi faccio vedere la scatola e cosa arriva dentro la scatola, cosa arriva se lo ordinate online o come la trovate in negozio, insomma, cosa trovate dentro la scatola. Allora, beh, intanto la scatola è questa. La scatola ci informa che questo trapano avvitatore è il modello BDCD8, quindi Bologna Domodossola Como Domodossola 8. Ci informa che ha 12 Newton metro di coppia, quindi per lavorare il legno va bene. Ci informa che all'interno c'è una batteria integrata nel corpo macchina da 1,5 ampere e ci informa che è 7,2 volt. Sono 7,2 volt. Qua ci dice che è made in China e non ci dice praticamente altro, che 2 anni di garanzia e basta. Vediamo se dice qualche informazione in italiano qua dietro. Ultracompatto, eccetera eccetera, vabbè, non ci interessa, solite cose più pubblicitarie che altro. Lo mettiamo da una parte. Cosa troviamo dentro la scatola? Troviamo il libretto di istruzioni, troviamo un caricabatterie di questo tipo, con questo attacco qua, con cui caricate anche buona parte dei telefonini. Troviamo questo inserto doppio non magnetico con una punta, un inserto piatto da una parte e un inserto PH2 dall'altra. E troviamo il corpo macchina. Corpo macchina che ha, come vi dicevo prima, una batteria integrata dentro. Quindi questo significa che nel momento in cui sarà finita il ciclo di vita utile della batteria, sarà finito anche il ciclo di vita utile di tutta la macchina, a meno che non siate in grado di aprire, cambiare le celle, eccetera. Ma diciamo che in linea di massima, quando è finita la batteria ed è esausta la batteria, si cambia, anche perché il costo non è esagerato. Ora, di solito con gli elettroutensili io vi faccio la lista di cos'ha, di questo, di quello, delle caratteristiche che ha. Questa volta vi faccio l'elenco delle caratteristiche che non ha. Allora, ve lo mostro qua e vi faccio la lista. Il mandrino non è di quelli che tu afferri e stringi, no. Qua devi prendere con tutte e due le mani, così per mollare e così per stringere. Vedi che è in due parti, ecco. Non ha la doppia velocità. La velocità è una unica e, come dice la targhetta, sono 400 giri al minuto, ovviamente a vuoto. E quelli sono... Non ha la luce per illuminare la zona di lavoro. Vedete questo pallino qui? Questa non è la luce che illumina la zona di lavoro, ma è la spia del fatto che la macchina è in carica. È rossa quando sta caricando, con il caricabatteria attaccato, ed è spenta quando la batteria è carica, oppure il caricabatteria è staccato, come in questo momento. Cos'altro non ha? Non ha la possibilità di gestire la velocità col grilletto. Il grilletto di certi trapani avvitatori hanno la possibilità di gestirla, la velocità, quindi schiacciando poco va piano e più schiacci il grilletto e più veloce va. No, niente da fare. Che tu schiacci poco, che schiacci tanto, è on, off e basta. Cosa non ha? Non ha una velocità come si deve nel caricare la batteria. Il libretto di istruzioni promette 2 ore e mezzo di ricarica della batteria. Io l'ho provato 2 volte a scaricarlo e a ricaricarlo e di ore ce ne ho messe non 2 e mezzo ma 3 e mezzo. Allora, 2 e mezzo sono già tantissime, 3 e mezzo sono un'infinità, 3 e mezzo sono un intero pomeriggio. Cos'altro non ha? Essendo la batteria integrata, non ha, appunto, come dicevamo prima, la possibilità di eventualmente comprarsi in separata sede successivamente una seconda batteria da poter mettere. Finché una è in carica, utilizzo l'altra, non c'è la possibilità. Quindi tante cose non ha. Cosa ha?
che insomma intanto è fatto benino, come al solito Black & Decker presenta dei prodotti ben fatti, ben costruiti, senza sbavature, ha che questi 12 Newton metro per lavorare il legno va più che bene, e cos'altro ha? E basta. Allora, voi penserete che adesso io lo boccio completamente questo elettroutensile. Diciamo che, parliamo anche di soldi a questo punto, questo di listino costa 54 euro, non si può pagare 54 euro. Io l'ho trovato qualche mese fa a 29,90 e ho visto che l'hanno rimesso da poco a 29,90 nella catena di bricco che si chiama Eurobricco. Eurobricco. Allora, 30 euro io direi che ci può anche stare, via, se lo trovate in offerta. Si mette in concorrenza con quei piccoli avvitatori palmari da 3,6 volt, che però certi di quelli a volte hanno la regolazione di coppia, questa non ce l'ha. Quindi diciamo che se andiamo a spendere quei 5, 6, 7 euro in più, trovandolo in offerta, rispetto ai piccoli avvitatori palmari da 3,6 volt, ci può anche stare che tu compri questo. Sono comunque 12 Nm, puoi fare dei lavori un po' più pesanti, mentre quelli più piccoli arrivano a 5, 6 Nm, 7, top. Allora, mandrino ovviamente in plastica, porta codoli da 10, quindi non sognarsi di comprare punte con il codolo da 13, perché a parte che sarebbe una barbarie cercare di mettere punte enormi su un trapanetto così. Cos'ha? Ha che è leggero, che si impugna bene. Ecco, le dimensioni sono abbastanza ridotte rispetto agli avvitatori, quelli più grossi, da 12, da 18, però sono più importanti rispetto a quelle dei piccoli avvitatori di cui parlavamo prima. Quindi ti consente anche di lavorare afferrando bene con tutta la mano l'attrezzo. Allora, passiamo ai test che io ho fatto. Come sempre, quando vi parlo di un avvitatore, io faccio il test solitamente con delle viti da 4x70. In questo caso, essendo piccolo, essendo un 7,2 volt, ho preferito usare delle viti da 3,5-50. Questo è il frutto del mio test. Sono riuscito ad infilare queste viti, che sono 3,5x50, 154 volte completamente nel legno, compresa la testa pareggiata con la superficie del legno. Vedete che la tavoletta è appunto da 5, così come lo è la vite, 154 volte l'ho avvitata e l'ho svitata con una sola carica di batteria. Quindi ho caricato completamente la batteria e dopo ho voluto fare il test di cosa riuscivo a fare con una batteria completa e appunto il risultato è che ho avvitato e svitato 154 volte una vite da 3,5x5. Attenzione, la batteria non è la scarica. Di solito nelle altre recensioni di altri avvitatori vedete che io mi fermo quando che la batteria è scarica. Questa volta no, non era scarica. Mi sono fermato perché era troppo caldo sopra, non ho voluto rischiare. Penso che avesse già dato e comunque diciamo che 152 avvitature e 152 svitature è un risultato più che lusinghiero per una macchinina così. Va bene? Ho messo completamente in carica la batteria, ce l'ho messo in carica in modo che si ricaricasse completamente e ho fatto un altro test. Questo con questa punta da 16, questa spada o punta piatta, mecchia piatta, chiamatela come volete, da 16. Ho voluto vedere quante volte riuscivo a forare l'MDF qua da 20 e sono riuscito a fare 25 fori passanti con la punta da 16. Bene, anche in questo caso non mi sono fermato perché la batteria era finita, ma perché qua nella parte nel dorso, qua sopra la macchina, era troppo caldo, quindi mi sono fermato. Anche in questo caso direi che 25 fori sono comunque un ottimo risultato per una macchinina piccola così. Ci ho provato col 16, come vi dicevo, ed è andato molto, molto più che bene. Ci ho provato con il 20 e già non ce la faceva, e già faceva fatica e già era troppo. Ora, io voglio
ripetere magari qui davanti a voi quello che ho fatto 154 volte e 25 volte, un paio di volte, in modo da mostrarvi anche le tempistiche. Ah, non ve l'ho ancora fatto sentire acceso. Bene. Questo è un pezzo di Meranti, uguale a questo con cui ho fatto le prove. E vai. Questa vite da 3,50 m. Mi punto un attimino. Oh, così vedete quanto tempo ci mette. Avvitata con la testa a pari. Svitata completamente. Ripeto. Avvitata con la testa a pari. Avete visto che gli do uno o due colpetti quando sono quasi arrivato. Perché? Perché non ho regolazione di coppia e neanche la possibilità di gestirmi la velocità col grilletto. Quindi, quando sono quasi arrivato, devo gestirmi dando dei colpetti. Svito di nuovo. Bene. Faccio ancora una volta proprio per farmi capire cosa intendo con quei colpetti per pareggiare la testa. Arrivo a questo punto che sono quasi arrivato a fine della vite, non avendo coppia, regolazione di coppia, non avendo la possibilità di rallentare la velocità col grilletto, non mi resta altra scelta che dare dei colpetti col grilletto. Eccolo là. Bene, perfetto. E comunque appari perfettamente, però ci vuole un po' di mano. Che il lobbista o il profano assoluto a cui è destinato questo modello non ha la mano del professionista. Quindi queste due mancanze saranno un po' un problema per il nostro amico hobbista. Vi faccio vedere anche se, ecco appunto, questo io l'ho fatto 154 volte con una sola batteria e ancora non era finita la batteria, era solo troppo caldo il corpo macchina. Metto su la punta piatta da 16 e proviamo a fare un foro, quello stesso che io ho fatto 25 volte in fase di stress test. Aspetta, che mi metto qua che vado meglio, si vede? Sì. Boom, vai. Diciamo che essendo in una posizione un po' strana, un po' scomoda, mi sono impuntato. Comunque è uscita, vedi? Boh. Non puoi premere a morte, devi stare calmo, tranquillo, devi essere un ragazzo molto tranquillo quando maneggi questo attrezzo qui, perché sennò lo bruci. Comunque fare 25 di questi fori, secondo me, è comunque un ottimo risultato. Passiamo ai pro e ai contro di questa macchina e a chi lo consiglio. Allora, a chi lo consiglio? Ovviamente il professionista è meglio che si tenga distante da questo tipo, da questa tipologia di oggettistica qua. E l'hobbista ha bisogno di cambiare la batteria. Uno che vuole passarsi nel suo garage a fare le sue sgabelli, le sue panchinette tutto il pomeriggio, se finisce la batteria non può fare più nulla, si ferma e rimane di malumore, rimane disperato, rimane avvelenato e ce l'ha col mondo. La possibilità di cambiare la batteria è importante. Oppure tocca comprarsene due, ma baci piano. Pro e contro. I contro ve li ho detti tutti all'inizio. Mandrino, che bisogna avvitare e svitare con tutte e due le mani. La doppia velocità manca. La luce non c'è, la regolazione di coppia non c'è. 2 ore e mezza per caricarsi, che in realtà sono 3 e mezza. E non c'è appunto la possibilità di cambiare la batteria. I contro sono tanti. I pro, parliamo di soldi. Se lo trovate a 29,90 come lo trovai io qualche mese fa e come lo hanno rimesso da poco
nel brico che frequento io, ci può stare, è un prezzo ragionevole. A prezzo pieno, 54 euro, lascia stare, non puoi spendere 54 euro per questo, perché con 54 euro si va già su dei modelli che hanno corpo macchina più batteria staccabile, alla quale successivamente puoi affiancare un'altra seconda batteria. La stessa Black & Decker a 55 euro, l'ho visto da poco al Tecnomat, offre un modello 12 volt con una batteria staccabile, batteria che fra l'altro ha l'uscita per caricare il telefonino, quindi puoi usarla anche come power bank, ha la regolazione di coppia, ha tante cose in più che questo non ha. Mi chiedi 30 euro per questo? Valuto. Me ne chiedi 54, ti dico no, guarda, lascia stare perché non va. Cioè, va bene, ma non vale 54 euro. Dai, va. Detto questo, io non posso fare altro che ringraziarvi, mostrarvi per l'ultima volta il nostro avvitatore e darvi appuntamento al prossimo video, che probabilmente tratterà di un qualcosa di un po' più professionale. E fra l'altro, a settembre si rinizia con gli elettroutensili che mi mette a disposizione Cervellin, quindi elettroutensili professionali, insomma, cose da mostrarvi, ne avrò tantissime. Grazie, ciao.